Si è tenuto stamane nell'Auditorium Libero Grassi di Palazzo dei Chierici un seminario di studio sul tema della riscossione delle entrate locali alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto Monti. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Comune di Catania, l'Anutel e da Engineering Tributi, ha voluto aggiornare gli operatori del settore, come funzionari, dirigenti di aziende partecipate e degli enti locali, sulle fondamentali e continue innovazioni normative intervenute con la finalità di dare ai comuni corrette linee operative, tenuto conto dei dubbi interpretativi che pone l'anticipazione al 2012 dell'applicazione in via sperimentale dell'IMU. Quali sono le ultime novità del decreto Monti che vi ha principalmente colpito e che oggi avete illustrato? Ma noi oggi stiamo parlando un po' di novità in materia di riscossione delle imposte dei comuni. Trattiamo pure marginalmente l'IMU, che è un'imposta nuova che sostituisce l'ICI. E l'ICI, vi ricordo, che è un'imposta che era odiata un po' da tutti. Con l'IMU andremo a pagare due volte in più rispetto all'ICI, quindi, come vedete, i conti alla fine bisogna quadrarli, quindi i sacrifici. Non è stata la scelta più appropriata quella di eliminare un'imposta comunale sugli immobili che doveva essere gestita con una maggiore cautela da parte dei comuni, e noi siamo fortemente convinti che ogni comune deve necessariamente istituire un proprio ufficio per attrezzarsi a riscuotere direttamente le proprie entrate, anche se la norma prevede che possono essere date in affidamento a soggetti che sono iscritti a un apposito albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Noi siamo contrari perché ha dimostrato questo che negli anni moltissimi soggetti di questi che gestiscono e hanno incassato hanno dimenticato di riversare nelle casse dei comuni delle somme.